Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Good evening, coach. Good evening, everybody. Well, let's start with the first statement about the game from coach Luca Banchi. Please, coach. Great win, special effort in front of one of the most powerful team of the EuroLeague. They put on a court from the beginning. They had a great experience, physicality, quality of basketball. We had a late response, but we responded. Second half from the very beginning, different vibes, different faces, different effort, and we came back. In a final, we found the sharp solution to have a such important win. I want to congratulate the team, very serious people, that in a such a difficult moment, in a such a difficult game, they found the resources to flip the game and to have another very prestigious win. No, non lo so, la sensazione è che veramente la loro concentrazione, una squadra di grande esperienza costruita per grandi obiettivi, reduce da una bruciante sconfitta casalinga, ti potrei dire due consecutive, ma in generale l'ultima con Valencia, sicuramente in attesa. Gli ha dato intanto il tempo di prepararsi, in Grecia si è giocato lo Star Game l'ultimo weekend, qua è un'altra musica. Il tempo di prepararsi, sono arrivati, avete visto dall'inizio, ferocemente concentrati, determinati, la palla è andata sempre nel punto giusto, abbiamo fatto fatica a trovare spazi, ma la qualità di questa squadra è stata quella di non arrendersi a un momento come questo e trovare nell'intervallo le energie per comunque concludere questa gara, riducendo il rimpianto di non essere riusciti a giocarla, perché questo era quello che mi avrebbe fatto più dispiacere. Queste sono serate speciali, ti fanno diventare un allenatore migliore, un giocatore migliore, un compagno di squadra migliore, non le puoi sprecare arrivando in campo e dimostrandoti quasi smarrito di fronte a tanta bravura, quella che l'Olympiakos ha saputo mettere in campo fin dall'inizio. Invece nel secondo tempo si è visto comunque l'identità di una squadra che vuol competere e lo ha fatto a dispetto del gap fisico o del gap di punteggio, con una situazione falli difficile, però provando a trovare delle soluzioni anche per limitare la loro pericolosità. Il nostro attacco piano piano ha sgretolato la loro forza e la loro presenza. Nel primo tempo abbiamo tirato col 20% da 2, una percentuale rarissima. Abbiamo battuto solo 3 tiri liberi, è la fotografia, no? Come viceversa, nel secondo tempo siamo riusciti a giocare su binari che ci sono un pochino più congeniali, poi avere questa cornice aiuta, capito? E quindi è un do ut des, nel senso che è bello vedere la squadra così, ma sappiamo anche che poi basta poco per coinvolgere l'ambiente. E questo un po' le sensazioni che ho avuto. Erano positive fin dall'inizio del terzo quarto. Mi era dispiaciuto vedere quella arrendevolezza, quella impreparazione dei primi 20 minuti, perché come ti ho detto queste sono le partite che tutti vorrebbero giocare e tutti sognerebbero di vincere. Quando hai la possibilità, giocala, divertiti, goditela,
e noi non avevamo la faccia di chi se la stava vedendo. Buonasera coach, complimenti per la vittoria. Grazie. Vorrei un commento da parte sua sulla prestazione di Dobrić, che era un po' di tempo che in una serata come questa si è fatto trovare pronto al momento giusto, con i tiri giusti. Grazie. Beh, non solo, penso che abbia anche qualità che ci permettano di dare consistenza alla nostra rotazione. Ci aspettiamo molto da lui. Stasera spero che questa prestazione serva da incentivo per trovare fiducia, continuità. È stato importante, come tanti altri giocatori e tanti altri momenti in cui nella partita abbiamo saputo trovare diversi protagonisti. C'è ancora, chiudiamo con un'ultima domanda, Sportando. Buonasera, coach, complimenti per la vittoria. Grazie. Nel primo tempo sono stati molto bravi a chiudere l'area, nel secondo tempo siete riusciti a far fronte a questo problema, come è successo? Fortuna. Come ho detto prima, non è che ci siano chiavi particolari, se non il fatto che la loro è una grandissima squadra, ancora all'interno di un processo di completamento, perché comunque dei cambiamenti ci sono stati. Resta una delle più serie candidate al titolo, penso, e lo hanno dimostrato, a tratti hanno giocato una pallacanestro che è stata difficile da decifrare, ma abbiamo l'identità per continuare a scavare anche in una gara così difficile contro un avversario così forte, per non perdere fiducia, non perdere la direzione, mantenere disciplina. Io, come detto, non è successo in conferenza, però veramente abbiamo risposto con le nostre armi, la volontà. Abbiamo risposto con il sostegno reciproco quando si è trattato in difesa di fare uno sforzo in più per limitare la loro pericolosità, e con la disciplina, quindi con l'attacco che comunque ha cercato di andare ancora avanti toccando l'area al di là delle difficoltà che c'erano, però, e pian piano la loro protezione del ferro pian piano si è sgretolata, si è allentata, e noi abbiamo avuto quella pazienza lì, secondo me, di avere ancora fiducia che servisse giocare con precisione, con disciplina, non perdere pallone, sostenere una serata nella quale era difficile avere buone percentuali, però siamo stati precisi dalla lunetta, il secondo tempo siamo andati più spesso in lunetta, piccoli dettagli che sommati, secondo me, ci hanno permesso di ritrovare un po' il filo di una gara che nei primi 20 minuti sembravamo non giocare, sbagliando anche cose banali, tanti tiri da sotto, non contestati. Eravamo un po' preoccupati, fin troppo preoccupati, invece poi abbiamo ritrovato un po' del nostro coraggio, della nostra garra. Non credo che ci siano dei segreti, se non la forza e la disciplina, come ti ho detto, di continuare a insistere e pian piano trovare le soluzioni che ci sono un po' più confortevoli. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.